ottobre e il mese missionario, ne abbiamo parlato d'altronde ampiamente la scorsa settimana, e sabato scorso si sono celebrate nelle diverse zone pastorali della diocesi le veglie missionarie, che sono state l'occasione per consegnare la croce ai missionari ambrosiani in partenza per le terre di missione. Abbiamo seguito la veglia presieduta dall'arcivescovo, il cardinal Tettamanzi, nella centralissima chiesa di Santo Stefano a Milano. Il servizio. Andare lontano, in terra di missione, fare tutto per il Vangelo, perché come dice San Paolo, annunciare il Vangelo non è un vanto ma un dovere. Nella basilica dedicata a Santo Stefano, il primo martire, è il cardinale Tettamanzi che presiede la veglia missionaria per la città di Milano, che si svolge in contemporanea con le altre, una per ogni zona pastorale della diocesi, a entrare nella chiesa gremita in un'oscurità suggestiva, prima che con il rito della luce allusivamente si faccia chiaro. E poi la memoria dei martiri, quelli di ieri e di oggi, per ricordare che la missione è anzitutto atto d'amore, di fronte anche alle tragedie, agli odi contemporanei. Non possiamo dimenticare tanti nostri fratelli, in particolare che in India, soprattutto nella regione dell'Orissa, stanno soffrendo minacce continue e vere proprie persecuzioni. Perché o sia missionario o non sia discepoli di Gesù, come si rende infine evidente, nei gesti antichi ma sempre nuovi del mandato ai partenti, in tutto 21 per l'intera diocesi, 8 presbiteri, 9 suore, 4 laici, con la preghiera condivisa, l'imposizione delle mani, la consegna del crocefisso, il compagno indivisibile, il tuo sostegno e il tuo conforto, lo definisce il cardinale. La missione è questione di amore. Quando uno si sente raggiunto e rinnovato dall'amore di Cristo, è una persona nuova, allora irresistibilmente è portato a non tenere per sé questo tesoro, ma a condividere con gli altri. Davvero, la missione è questione d'amore. Siccome tutti i cristiani si sentono amati dal Signore, tutti i cristiani o sono missionari o cristiani non sono.